Amici, bentornati a quest'altra puntata con Tirreno Arte. Siamo a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, dove è in pieno svolgimento il Carnevale Campagnolo. Siamo arrivati alla 35esima edizione, un evento che richiama migliaia di persone provenienti da ogni parte del centro Italia. E la novità per il secondo anno consecutivo è il circuito chiuso, un circuito dedicato esclusivamente al Carnevale Campagnolo. Quindi assieme a voi ci inoltreremo attraverso questa strada e tra maschere, mascherine, gruppi coreografici e parata di carri allegorici, augurandovi come sempre buon divertimento. Amici, iniziamo questa carrellata del Carnevale Campagnolo qui a Santi Cosma e Damiano con la madrina del Carnevale Campagnolo, la signorina? Silvia Parente. Ok, Silvia Parente, sicuramente molto carina, bella performance. Senta, e il suo sogno nel cassetto, possiamo saperlo? Dopo l'esperienza, ecco, della madrina del Carnevale qui a San Cosma. Beh, sicuramente se ne sarà la possibilità di continuare nell'ambito della moda, poi chi lo sa, magari continuare con gli studi, eccetera. E noi le facciamo tantissimi auguri, un grosso in bocca al lupo e buon carnevale, ok? Grazie. Ciao. Anche a voi. Al Carnevale Campagnolo. Allora, siamo con il vicepresidente dei carristi, il signor Rolando Bozzella. Allora, quest'anno il carnevale è iniziato più tardi, però nonostante tutto i carri sono bellissimi. Qual è la sua impressione di questo carnevale? Ma il carnevale sicuramente è una manifestazione che contraddistingue il comune di San Cosma e Damiano. Purtroppo quest'anno per diverse motivazioni abbiamo dovuto rinviare la manifestazione, ma non per questo sarà, per quanto ci riguarda, svolta in tono minore, anche perché abbiamo il desiderio proprio di fare un omaggio a qualcuno che sicuramente ci sta osservando. Per quel che riguarda la manifestazione, stiamo cercando di inserire sempre nuovi contenuti che naturalmente possono dare un ulteriore, come dire, miglioramento. Esatto, esattamente. Quest'anno abbiamo visto che c'è un percorso guidato. Esatto, c'è un circuito che abbiamo inserito già, diciamo, in via un po' sperimentale l'anno scorso. Quest'anno l'abbiamo attrezzato un po' meglio, direi, e stiamo cercando sicuramente di portare questa manifestazione al livello che merita. I carri sono sicuramente di primo livello ed è giusto che anche l'organizzazione dell'evento sia allo stesso livello, e quindi effettivamente ci stiamo dando da fare per fare qualche piccolo passo in avanti. E noi abbiamo ammirato. Allora vi auguriamo un buon carnevale, a presto. Grazie, un buon carnevale a tutti. Siamo con un'altra carrellata, non sappiamo da dove vengono e chi sono. Voi chi rappresentate? Minni e Tovolina, Tovolino. Ho capito, col numero? Numero 7, veniamo da Cellole. Una caravella, potremmo dire. Che cosa rappresenta? Capitan Schettino. Ah, ecco, Capitan Schettino, giustamente per la tragedia purtroppo che ha colpito un po' tutti comunque. Allora, voi da dove venite? Da Cellole. Ah, da Cellola anche voi, è la prima volta che venite qui a San Cosma? Sì, è la prima volta. L'impressione che vi fa questo carnevale, com'è? A primo impatto sembra una bella manifestazione. Poi vediamo l'evolversi. Sì, l'evolversi della sfilata. Ok, vi ringraziamo, arrivederci e buon carnevale anche a voi allora, ciao. Grazie, arrivederci a tutti. E qui siamo invece con il Ducato di Traetto.
giustamente Minturno, che rappresentano gli sbantiratori della cittadina laziale sul Tirreno, qua sul Golfo di Gaeta. Senti, l'effetto che avete tutte le volte che andate a presenziare una manifestazione, un evento di una portata veramente imponente? Guardi, ci sono diversi tipi di manifestazioni. Qui l'effetto è un po' più forte perché siamo vicini a casa, ci sono tante persone che conosciamo e, come ti dicevo prima, ci fa tanto piacere venire qui. Vedo che la gente è molto partecipe sia nell'organizzazione che nella partecipazione poi quando ci sono le giornate dove si presentano i carri, quindi il lavoro di tutto un anno. Complimenti Claudio, se non erro, e tanti auguri per il vostro gruppo, in bocca al lupo. Grazie mille, ciao. Auguri a voi per la vostra manifestazione. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Anticosma e Damiano. Watch System, videosorveglianza e telecontrollo satellitare. L'azienda nasce nel 99 ed è specializzata in servizio di telelocalizzazione e videosorveglianza tramite centrali operative dal cliente, installazioni di centrali per istituti di vigilanza, antifurti, domotica, reti aziendali e server. Punto di forza e vanto della Watch System sono l'impiego delle più moderne tecnologie con personale altamente qualificato, garantendo una gestione con sistemi d'avanguardia perfettamente aggiornati e personalizzabili in base alle specifiche necessità di ciascun cliente. Watch System, videosorveglianza e telecontrollo satellitare a Santi Cosme Damiano. Edil Emil di Emilio Polidoro, ceramiche, pavimenti interni ed esterni, porcellanato, clinker, materiali edili, idrosanitari, bagni completi in offerta a partire da 550 euro più IVA e pavimenti a partire da 5 euro al metro quadro, con trasporto gratuito, pagamenti agevolati con finanziamento 24 mesi a interessi zero. Edil Emil di Emilio Polidoro in via Ausonia 6, Pignataro Interamna. Tende poi Showroom Marquati, per arredare con eleganza la tua casa, complementi d'arredo, tessuti, divani e tappeti, tappezzeria, tende da sole e zanzariere, garanzia dei materiali scelti, puntualità ed esperienza e accuratezza della posa in opera. Firmano i nostri lavori. Tende poi Showroom Marquati, via Francesco Baracca, località Campomaggiore, Santi Cosma e Damiano. Eccoci con la parrocchia di San Francesco di Mondragone. Siamo con Angelica, Letizia. Voi siete le educatrici? Sì, siamo delle catechiste della parrocchia della chiesa di San Francesco da Mondragone e quest'anno per la prima volta abbiamo tentato un gemellaggio. E sarà bellissimo. Con che carro siete associate? Con Trata Stradone. Allora ci fate il tifo per lo Stradone tutti insieme? Vi salutiamo! Vediamo un po', ci stanno le cheerleaders. Allora, buonasera, di che gruppo, con che carro state? Bonifit Terraccio il carro. Venite, non vi mangiamo mica noi, eh! Allora, fate, che cosa fate, la coreografia al carro? Non è adeguato al carro, ma alla palestra. Ah, alla palestra. Quanti ne siete? Beh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avete fatto molte prove? Molte, molte. Che dici, le tue amiche ce le diranno i loro nomi se glieli chiediamo? Certo. Passami con te. Ecco. Presentacele. Gina, Asia, Giada, Marianna, Chiara e Amalia. Ce lo fate un vivo al carro? Ci fate vedere come vi muovete? Coro, 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 coro
sì, con il signor Re Carnevale? No, sono vestito dal rivale di Shrek. Comunque io vi devo fare i complimenti perché questo carro è meraviglioso. Grazie, noi lavoriamo per questo. Come mai avete scelto di fare Shrek? Perché è un carro che pensiamo possa piacere ai bambini e anche agli adulti. In effetti è così. Ho visto molte bocche aperte a mirare sia i movimenti che il colore del carro. Per quanto riguarda i movimenti, quanto tempo ci avete perso? Siamo da settembre a lavorare vicino al carro. Quindi sono 5-6 mesi continui, tutti i giorni, tutte le sere. Quante persone? Quante persone? Siamo una decina. Solo? Sì, solo una decina, eravamo pochi, però siamo riusciti lo stesso. E la pittura è stata opera di una sola persona? La pittura se ne occupa un ragazzo di Formia, Fabio Graniero, e su indicazioni anche nostre. Vi facciamo i complimenti vivissimi e vi assicuro che la gente è rimasta tutta straordinaria. Grazie, ci fa piacere sentire questi complimenti e sapere che il carro è piaciuto. E che vinca il migliore! Certamente, in bocca al lupo a tutti. Grazie! Grazie a voi. La signora Angela? Falso. Allora, preside, questi sono meravigliosi, eh? Ma come avete fatto a prepararli tutti così perfettamente? E beh, ci siamo preparati, sono quattro plessi, mica uno, eh? Questo è solo San Lorenzo, poi c'è Grunuovo, Pilone e San Cosma. Ognuno rappresenta un tema. Beh, ce l'hanno detto. Certo che nel 2012 avere una preside vestita da buffetta non è un che, eh? È stato uno scherzo che mi hanno fatto, comunque sono contenta. Veramente una bella cosa. Mezzo a loro, sì, davvero. E voi siete abbinati con che carro? Perusi. Con Perusi. Allora, tu che rappresenti? Nonno Puffo. Nonno Puffo! E questo invece che Puffo è? Non mi ricordo. E non fa niente, come ti chiami? Mirko. Mirko. Andiamo avanti? Qui chi c'è? Come ti chiami tu? Io. Allora, tu sei grande Puffo? Puffo. E tu come ti chiami? Coraggioso. E che Puffo sei? Puffo bello. Tu invece? Puffo Postino. Puffo Postino. Tommaso. Sempre un altro Puffo Postino. E invece? Alessandro. E che sei? Puffo normale. È un Puffo normale. Veniamo qui, una Puffetta? Io sono Puffetta. Che bello. Ma metto nel comune tu. E poi vediamo tutte buffette queste. Ci dite i nomi a volo? Valentina, Damiana, Isabella, Chiara. Vincenzo, la vostra contrada, la contrada Perusi, quest'anno che cosa ha voluto rappresentare? Allora abbiamo voluto rappresentare un'allegoria della natura con il cartone animato dei Puffi che tende sempre a difendere la natura e dato che attualmente la natura è in grave pericolo, si sta ribellando, noi ci dobbiamo impegnare a mantenerla e ad amarla. Bravi, bravi ragazzi! Quanti ragazzi
ragazzi siete? Diciamo, siamo molti ragazzi. E io ho visto che siete anche molto piccoli d'età. Sì, sì, 16 a 7 anni più o meno la media. Siete stati impegnati per molto tempo per la realizzazione del carro? Sì, sì, è da agosto stiamo facendo il capannone. Bravi ragazzi, qua siamo invece con... Il vicepresidente di Baldriuciano. Presidente Daniele Alfonso. Allora, innanzitutto vi facciamo i complimenti perché questo carro è bellissimo. Grazie. E poi una volta tanto che si pensa anche a quelli più piccoli. Esatto. Allora, come mai avete scelto questo tema? Allora, noi questo riguardo, quello che stiamo trattando è la natura, quindi voler bene la natura, rispettare la natura per un mondo migliore. E quindi abbiamo voluto fare questo carro e poi chi meglio dei buffi sanno rispettare la natura. Associazione turistica Pro Loco di Santi Cosma e Damiano. Promozione territorio, turismo e spettacolo. Organizza varie manifestazioni nell'arco dell'anno, come la Sagra della Fresa, del Melone, dei Ceci nel periodo estivo, oltre a organizzare in collaborazione con l'amministrazione comunale la Colonia dei Bambini. Poi, nel periodo autunno-inverno, promuove la Sagra della Castagna, dei sushi o picciolatielli e la Mostra dei Presepi, ma è anche patrocinio del Carnevale Campagnolo e di altre manifestazioni. Ha la gestione di una videobiblioteca all'interno della sede. Associazione Turistica Pro Loco di Santi Cosma e Damiano, in via Garibaldi 2 a Santi Cosma e Damiano. Autoservizi 50, viaggi e turismo in Italia e dall'estero, trasporti scolastici, tours guidati e pellegrinaggi, noleggio bus Gran Turismo, competenze del personale conducente e professionalità rendono i vostri viaggi sicuri e confortevoli. Autoservizi 50, in via Maiano a Castelforte. Idea e impianti di Prisco Pasquale, per risolvere ogni tipo di problema. Opera nel settore energia alternativa con impianti fotovoltaici e distribuzione dell'energia elettrica. Esegue impianti elettrici civili ed industriali, installazione antenna TV satellitare e digitale terrestre, antifurti, sorveglianza e impianti di riscaldamento e climatizzazione. I lavori sono sempre eseguiti con professionalità e sicurezza. Per informazioni su installazioni e preventivi gratuiti telefonate al 340 49 56 623. Idea impianti di Prisco Pasquale, via Ruosi 5 a Santi Cosma e Damiano. Palestra New World Gym di Roberto Falso, il posto ideale per modellare la tua forma fisica. Bodybuilding, pilates, spinning, fitbox, kimbox, body pump, body tone, aerobica, step, hip hop, tonificazione, ginnastica ritmica e balli latinoamericani. Palestra New World Gym di Roberto Falso, in via Sant'Angelo a Santi Cosma e Damiano. Siamo col carro della Contrada San Lorenzo. San Lorenzo.
sicuramente abbiamo visto già dalla scritta, è dedicato sicuramente al vostro amico, compagno di lavoro e presidente del vostro comitato, Fiore Pantolfo. Allora, come il tema del vostro carro e quanto tempo avete impiegato per realizzarlo? Allora, il tema parla della giustizia, che purtroppo, come sappiamo tutti, non è tanto uguale per tutti come si dice, infatti è stata sempre beffeggiata, schiaffeggiata in tutti i modi la possiamo definire. E niente, il tempo ci è da giugno che stiamo lavorando con Fiore, purtroppo, un nostro presidente. Lo salutiamo. Sì, sicuramente lui da lassù ci vede e ha apprezzato molto che è dedicato tutto interamente a lui comunque. E tutto è solo per lui. Certo. E in quanti avete lavorato? Siamo una quindicina di persone al massimo, non più di tanto. Da parecchio avete iniziato? Sì, da giugno. Dal mese di giugno che già abbiamo cominciato a lavorare su questo carro, al presidente gli piaceva, abbiamo fatto in modo che uscisse questo carro. Grazie, complimenti e un grosso in bocca al lupo, ok? Ciao! Grazie, arrivederci, arrivederci. Voi, il vostro carretto come si chiama? Don't Worry Be Happy, questo è il nome del carro e del gruppo. Questo è un classico furgone della Volkswagen degli anni 60, sì. Allora voi siete i classici figli dei fiori? Esatto. Siete un gruppo musicale? Siete amici? Come? Tutti amici e fratelli. Comunque siamo un gruppo molto affiatato, cui è appassionato di questa bellissima manifestazione e partecipiamo ogni volta che c'è l'occasione di divertirsi e farvi divertire. Grazie. Allora ce lo fate il saluto dei figli dei fiori? Ai, ai, se eu te pego, vai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado